Ciao a tutti, buonasera. Ecco il video dal mio diario di bordo, diario come ho chiamato, come potete vedere dalla copertina del mio canale, mio diario di bordo nel camion. Allora, oggi sono un po' fashion, come vedete, ho il cappellino e le cuffiette. Sono fuori. Sono qui all'interporto di Bologna e prima di continuare volevo un attimino complimentarmi con questa struttura che è veramente molto bella, molto grande, un paese a sé stante, è grandissimo, non ne ero mai stato ed è immensa, un sacco di strutture, un sacco di aziende, un sacco di camion e tanto lavoro, quindi bello. Essere qui ora dove mi trovo. Scusate, mi trovo, sto caricando per l'SDA di dall'interporto di Bologna e sto caricando per l'SDA di Bari. Allora, siamo a dicembre, tra tre giorni faccio, scusate, sto fumando fuori perché nel camion non si può fumare, secondo il mio, giustamente, il mio compagno. E oggi è il 1° dicembre e tra tre giorni devo festeggiare il secondo complemese di questa mia nuova attività di camionista. Io preferirei chiamarmi autista e non camionista, più figo. Autista. E quindi tra tre giorni appunto faccio il complemese e, come dicevo, sto viaggiando con un altro compagno che non è mio zio ha avuto un incidente 3 settimane fa e quindi da 3 settimane sto svolgendo questo mio lavoro con questo nuovo compagno, molto precisino, mi sta imparando molte cose, tra cui soprattutto in fondamentale la carta tachigrafa. E non, però non vedo l'ora che ritorni mio zio e a quanto pare dovrei riprendere a viaggiare con lui domenica prossima. E oggi da lui, mio zio, ho ricevuto una bella notizia che speravo arrivasse quanto prima e che non vedo l'ora di possa succedere, ecco, si possa concretizzare. Poi vi dirò, non voglio ora svelarvi questa novità, ma è una novità che mi può portare al mio obiettivo, cioè quello di guidare da solo, di avere un mezzo mio da solo, fare tutto io da solo e fare soprattutto le manovre da solo. Quindi volevo annunciarvi questa novità a poco più di 2 mesi dal mio inizio di questo nuovo lavoro. Ciao ciao!